Ben ritrovati, miei cari avventori dell'Ugione a Barcaccio. La situazione è grave e se ne sta accorgendo anche il Bologna. La sua dirigenza in queste ore sta valutando la posizione dell'allenatore, il da farsi. Allora, facciamo subito una premessa. Che ci sia da cambiare allenatore perché Mihajlovic dopo 5 anni non ha più presa su questa squadra, non ci piove. Per cui tutti quelli che sentite dire: ah, io piuttosto di andare a prendere Tizio, piuttosto di andare a prendere Caio, piuttosto di andare a prendere Sempronio, mi tengo Mihajlovic, li andate a prendere uno ad uno, le tirate per le orecchie fino su a San Luca, va bene? Perché questo è veramente un discorso che non ha né capo né coda. Mihajlovic ha già fatto vedere in 5 anni, va bene, che la sua gestione è sempre andata impeggiorando e tutto lascia presupporre che continuerà a andare peggiorando. Perché dico questo? Perché sono cattivo con gli occhiali e il cappello? No, perché carta canta ci sono i risultati, le prestazioni, le classifiche che dicono costantemente questo. Quindi se non si vuole capire questo, io non mi spiego come mai ci sia della gente che continua a guardare il calcio, se del calcio si continua a non capire come funzioni. Bene, detto questo, quindi, che Mihajlovic va cambiato, perché persino Tizio, Sempronio, Paperino è meglio in questo momento di Sinisa, Mihajlovic in panchina. Bene, adesso in questo video andiamo a vedere di chi si parla e di quale sembra essere la decisione del Bologna invece. Prima di iniziare, iscrivetevi al canale, cresciamo, facciamo diventare questo canale una voce prepotente, va bene? Condividi questo canale con tutti i tuoi amici di Fedora su Blu, ma non solo, perché devo sempre partorire quel video, forse lo farò uscire in serata, c'è veramente tanto da parlare, si fa fatica a inserire qualcosa. Comunque, dove dirò voto a mercato, calcio mercato di tutte le squadre di Serie A e classifica finale di come sarà secondo me. E quindi lascia il tuo mi piacino al video dell'Ugione a Barcalcio. Ok, allora, Mihajlovic, abbiamo detto, è da cambiare senza se e senza ma. Gioco non ce n'è traccia. Modulo e schemi non ce n'è traccia, ci sono una grande confusione. Non si sa neppure a questo punto chi diriga l'allenamento del Bologna. Ad esempio, questa mattina, per un controllo già programmato da tempo, Mihajlovic non era a Casteldebole a dirigere gli allenamenti. Non se ne può veramente più di questa situazione. Senza risultati, senza gioco, spogliatoio spaccato, che qualcuno possa pensarne, perché ci sono dei giocatori che Mihajlovic, lo dico già da tempo, non lo vogliono più vedere neanche in cartolina. Ad esempio, chiedersi come mai Teate Arthur sia voluto andare via così celermente. Ok, non chiediamocelo, perché altrimenti potremmo scoperchiare altri vasi di Pandora, va bene? Quindi bisogna cambiarlo, va bene? Allora, quindi stanno uscendo quattro nomi, perché in queste ore, come ho detto all'inizio video, il Bologna sta valutando la posizione di Mihajlovic, anche se, lo dico subito, sembra, guarda caso, che i dirigenti del Bologna vogliono accordare tempo e fiducia, indovinate a chi? A Sinisa Mihajlovic, dando a lui ancora due partite, si parla di Fiorentina ed Empoli, le prossime partite casalinghe del Bologna, per cercare di raddrizzare la barra del timone. Allora io mi chiedo e vi chiedo, e soprattutto vorrei che questo messaggio arrivi dritto dritto alla società: Di Vaio, Fenucci, Sartori, è saputo, lasciamo stare, va. Ma voi pensate veramente che anche se contro Fiorentina o Empoli si dovessero fare 3-4 punti, si raddrizzerebbe la barra di questa nave che inesorabilmente va e andrà ad affondare? Ma siete contenti del gioco che Mihajlovic sta mostrando? Siete contenti del depauperamento che Mihajlovic ha dimostrato ottenere dai giocatori che voi comprate e che vi fa ai vostri occhi anche essere peggiori di quello che magari non sarebbe il vostro calciomercato? Siete contenti di continuare con il permanere di questa situazione, fermo restando che anche voi dirigenti, ovviamente, perché poi mi si dice spesso
Non puoi avercela solo con Mihajlovic, ragazzi, non voglio mai più sentir parlare di questo, perché se parlo di Mihajlovic non puoi avercela solo con Mihajlovic, se parlo della dirigenza, ma non è solo colpa della dirigenza. Io, ragazzi, parlo sempre di tutto, è ovvio che adesso il focus è su Mihajlovic per un semplice motivo, che è l'unica cosa che possiamo cambiare oggi. Tanto Saputo non lo cambiamo, tanto Fenucci non lo cambiamo, tanto Di Vaio non lo cambiamo, l'unico che dovevamo cambiare, che potevamo cambiare Riccardo Bigol, l'abbiamo cambiato con Giovanni Sartori. Ragazzi, è ovvio che il massimo colpevole di tutto è Gioè Saputo, ma questo è lapalissiano. Però adesso bisogna cercare con quello che si ha, cioè la trippa Saputo, dobbiamo fare appunto la zuppa con ciò che abbiamo. E quindi io dico, vogliamo aiutarci un minimo? Bisogna esonerare l'allenatore, lo vado a dire da 2 anni, da quando ho aperto il canale. Bisogna dargli il ben servito, perché non è in grado di gestire la squadra, neanche da un punto di vista mentale, neanche da quello, perché ci abbiamo tutti i giocatori scarichi, ci abbiamo una condizione atletica penosa, corriamo a raglio, non ci sono schemi tattici. Bene, quindi, far permanere Mihajlovic, seppur ancora per 2 partite, o perché ci vogliamo trascinare, no, alla sosta del Mondiale, che secondo me è il vero obiettivo di questo Bologna, per poi fare il cambiamento con quella sosta, sarebbe perdere ulteriore tempo, perché se oggi vai a cambiare, ovviamente sostituendolo, adesso vediamo di chi si parla, con qualcuno di più virtuoso, e vi assicuro che sono tutti più virtuosi, poi certo ci sono i vari gradi di virtuosismi, ma rispetto a Mihajlovic va bene la qualunque, ok? Bene, bisogna cambiare per tutti questi motivi. Allora, dunque, di chi si parla? Si parla di 4 nomi. Le dico in ordine casuale adesso, Molti si chiedevano come mai Paulo Sousa, portoghese, era sulla tribuna, ok, a guardare le partite del Bologna in più di un match degli ultimi giocati. Evidentemente, ok, guarda caso, il Bologna ha chiuso il calciomercato, guarda caso, con la permanenza del Marco Arnautovic nel cassetto, guarda caso, ha chiamato, perché li hanno chiamati loro, Luisona, lo puoi dimostrare, stai dicendo delle cose gravissime, non lo posso dimostrare, vostro onore, che l'avranno chiamato i dirigenti del Bologna, ma sarà mica un caso che Paulo Sousa era in tribuna a guardare le partite del Bologna? Poi qualche volta 1+1, bisogna anche saperlo fare, comunque sia mai, perché qui arrivano altrimenti denunzie, lo dico io, è un secondo me, porca di quella vacca, Paulo Sousa, secondo me, è stato mandato, ok, chiamato dalla dirigenza. Quindi vuol dire che anche loro sanno che questo Bologna è guidato a raglio. Bene, Paulo Sousa dunque è il primo, ex Fiorentina, in Italia vi ricorderete, con cui mi sembra abbia anche ottenuto dei risultati abbastanza dignitosi, ok? Poi bisognerebbe andare a vedere qual era il parco esatto giocatori di quando lui allenava a Firenze. Io però guardo, scorro la mano qui su Wikipedia, ha ottenuto 1º e 1/8º posto. Bisogna andare a vedere che tipo di epoca fosse. Mi par di ricordare, non vorrei dire una cazzata, che era l'epoca ultima dei Della Valle. Ok, bene, quindi questo è il primo nome. Poi c'è Roberto De Zerbi. Roberto De Zerbi non ha bisogno assolutamente di leggere alcun pedigree, perché tutti sappiamo chi sia. Si è appena svincolato da pochi mesi dallo Shakhtar Donetsk, dopo che ha allenato per anni il Sassuolo e l'ha portato a risultati molto virtuosi, costruendo insieme alla società un parco rosa giocatori veramente buono. Roberto De Zerbi, per quanto mi riguarda, sarebbe sicuramente di questo listone il migliore, ok, di questi 4, secondo me. C'è un grande problema: Roberto De Zerbi, in tempi non sospetti, quando fu avvicinato dai dirigenti del Bologna per chiedergli se gli andasse di allenare il Bologna, lui gli rispose: Bologna è una bellissima città, ma il calcio è un'altra cosa. Quindi,
si dimostra oggi, perché sono passati degli anni da quando è successo questo, che oggi si ha un progetto. E qua, ovviamente ironia, però per farvi capire in che punto siamo, consiglio alla dirigenza di chiamare nella stanza dei bottoni, quando si parlerà con Roberto De Zerbi, Lukasz Skorupski. Molti si chiederanno, ma perché? Perché Skorupski ha detto in tempi non sospetti recenti che ha firmato il rinnovo contrattuale perché è allettato dal progetto del Bologna. Quindi abbiamo in Skorupski una delle poche persone che sanno di cosa si tratta il progetto del Bologna. Se lui ha firmato, ingolosito dal progetto, io dico chiamiamolo per parlare insieme agli altri con Roberto De Zerbi, chissà mai che non lo convinca, spiegandogli esattamente di che progetto si tratti, perché ad oggi a me sembra un progetto plusvalenze, ok, col paracadute addosso. Bene, detta come va detta, non mi sembra che ci siano altri progetti, se non ovviamente quelli idilistici. Andiamo avanti, bene, ovviamente parlo dello stadio, bene, ovviamente, bene. Altri due nomi, Claudio Ranieri, l'aggiusta tutto, sappiamo anche lui non ha bisogno di presentazioni, vinse anni fa una clamorosa Premier League con Leicester in appunto Inghilterra. Claudio Ranieri è sicuramente un allenatore con la nomea di aggiusta tutto. Perché? Perché lui arriva in situazioni come la nostra, che sembra appunto la barca affondare, arriva e rimette le cose in ogni ordine e porta sempre la barca al porto. Sarebbe, se si parla di traghettatore, il traghettatore ideale. Se Ranieri ovviamente accetta, un contratto annuale sarebbe l'ideale, aspettando eventualmente il prossimo anno, quando a giugno si svincoleranno altri allenatori che potremmo ritenere altamente meritevoli di allenare il Bologna. Fermo restando che Roberto De Zerbi, allettato dal progetto spiegato dallo Skorupski, non voglia accettare già da adesso. Bene, ci siamo capiti. Ultimo nome, che è quello che mi attrae di meno, ma sempre di più che avere Mihajlovic, è quello di Thiago Motta, che l'anno scorso sappiamo aver allenato lo Spezia e tutto sommato con il materiale che aveva, secondo me, ha fatto un ottimo lavoro in quel di Spezia. Poi, che possa essere l'allenatore ideale per la costruzione di un Bologna virtuoso, ho più di un dubbio, ma voglio sperare e pensare che qualora si vada su Thiago Motta, si faccia anche lì un annuale con opzione eventuale per il secondo, perché bisogna incominciare a ragionare così. È improbabile, impossibile andare ancora a tesserare degli allenatori offrendogli dei triennali e dei quadriennali, perché non ha logica. Quindi De Zerbi, Paolo Sosa, Claudio Ranieri, Thiago Motta, la mia classifica è Roberto De Zerbi sopra di tutti. Claudio Ranieri aggiusta tutto, va bene, contratto annuale ci porta la barca in porto. Paolo Sosa come terza opzione tra questi citati e per ultimo Thiago Motta, fermo restando che ognuno di questi porterebbe molto di più di quello che oggi non abbiamo, perché Mihajlovic a Bologna ha fatto il suo tempo. Io non so più come spiegarvelo. Se c'è qualcuno che ancora non ha capito le motivazioni, gli prego di dirmelo qua sotto nei commenti, gli dedico un ulteriore video e glielo spiego. Voglio vedere se c'è qualcuno che non ha ancora capito perché Mihajlovic va cambiato. Allora, quindi mi auguro che la dirigenza prenda atto di questo e esorti il cambiamento, perché non se ne pote più, va bene, non se ne può più. Ora mi taccio, voglio sapere la vostra qua sotto nel box commenti, attivate il campanaccio pastorale per rimanere sempre aggiornati qui alle Giorno Baccaccio nei video e speriamo nelle prossime ore di avere buone nuove, perché non se ne pote più.